Ecco, presentiamo casa mia a chi ancora non l'ha vista. Inventario. Allora, lasciamo queste. Questo che cos'è? È una maniglia per un frigorifero arrugginito. Quindi io non vorrei che si debba dare quella a Wally. Un minerale rosso. Ok, lasciamo anche questi per ora. Ok, perfetto. Va bene, basta per ora. Sì, si erano seccate le piante, ma è dall'altro ieri che appunto non ho giocato. Praticamente ci devi giocare più o meno tutti i giorni a questo gioco, quindi dunque sì, sto passando anche poi da una missione all'altra. Volevo andare da Pippo, non mi ricordo. E poi è sempre notte, grazie al cielo Topolino è sveglio. Ciao. Migliorare questa bancarella è un valido investimento. Pippo potrebbe acquistare e vendere più prodotti, così potrei apportare più miglioramenti alla valle. Miglioriamo la bancarella. Che selezione di articoli da acquistare, guarda che roba. Spero che tu abbia una giornataccia. Chi è che lo ha detto? Spero che tu abbia una giornataccia. Dunque. Vendiamo le gemme. Pippo! Salve. Ehi là, come posso aiutarti a comprare e vendere? Ho le mie 7 gemme da venderti. Ora lascia stare. D'accordo, torna pure più tardi quando ti serve qualcosa. Perfetto. È un'altra missione, Paperone. Vendi le gemme e poi. Ah, ok, dopo ci deve dare un'altra lezione. Quindi, ok, vabbè. Raccogliamo le driblight se non mi scordo. Oh, abbiamo un po' di spazio anche per raccogliere altre gemme. Che appunto avevo estratto l'altra notte. Che fa Merlino? Per lui cos'è che dobbiamo prendere? Per Topolino, una margherita, una campanella e del legno tenero. La margherita dovrebbe essere questa. Ok, la campanella. Ah no, tre margherite bianche. No, questa. Non c'era sto forziere. E del legno tenero. Ma ce l'abbiamo. Abbiamo l'inventario pieno. Uffa! Non c'era neanche questo di forzieri. Allora, raccogliamo questi, poi possiamo andare un attimo. Perché sto girando con quell'innaffiatoio in mano? Vabbè, sempre meglio di quando giro con la canna da pesca.
Uffa. Allora. Ma noi le dobbiamo dare a Topolino. Sono persa. Allora, voglio regalare una cosa a Topolino. Ho qualcosa da darti. Allora, intanto ti regalo la Macedonia. Perfetto. Accipicchia è fantastico. Dopo Ci vediamo torno. presto! Voglio vedere com'è la... il legno tenero. Poi ce l'ho a casa il legno. Cosa ci fai in casa? E poi la campanella blu che devo vedere un attimo com'è. Collezione qua sarà. Campanella blu in piazza. Si trova. Ma no, perché Topolino dovrebbe aver combinato qualcosa? Mi sta seguendo. Mi sta seguendo solo perché abbiamo la missione da svolgere. Topolino non combina mai niente di cattivo. Qual è sta campanella blu? È questa? Oh, dunque, lasciamo qualcosa a terra. O se no, sto fiore qua. Ecco questo, lascia. Non è questa la campanella blu. Lascia. Eccola là, sono sicura. Una. Oh, bello, bello, bello. Estrarre. Eh sì, mi sta pegliando perché stiamo svolgendo la missione. Ok, crea una cassetta per uccelli. Alla postazione di lavoro, quella che ci ha dato. No, andiamo in quella. Per Giove. Andiamo in quella di Pippo. Adesso di che comunque si è fermata a parlare con Merlino, come puoi vedere, seduto sulla panchina. Cassetta per uccelli alta. Perfetto, crea.
fatto. Perfetto. Però dobbiamo, sostengo, consegnargliela. A me piace raccogliere tutto. Ah no, dobbiamo posizionarla nel villaggio. Dove ci pare piace. Allora, davanti a casa nostra, scusa. Qui sarà posizionata. Arredamento, richieste, cassetta per uccelli. Ok, vediamo un po' se va bene. No, l'ho posizionata... No. L'ho girata al contrario. Cioè, non l'ho... Non... Oh sì. Ah no, va bene, va bene, va bene. Ok, ok, ok. Merlino non è complice. Dunque, abbiamo le nostre Dreamlight. Perfetto. La collezione con gli oggetti è aumentata. Perfetto. Poi, missioni da seguire. L'ABC dobbiamo andare da Paperino a parlarci. Sì, da Paperone, non da Paperino, scusate. Paperino dobbiamo ancora trovarlo. Guarda qui che meraviglia! Stai facendo un ottimo lavoro! Ehi, che ne dici di fare qualcosa insieme? Ehi là! Fatemi se mai sapere nei commenti se preferite che appunto si sblocchi come prossimo regno quello poi di... Oceania, quello di quello di Ratatouille. Quella cassetta per uccelli è davvero bella, vorrei quasi essere un uccellino. Ah. Ormai l'ho messa lì la cosa degli uccelli, non so più cambiare il posto. È proprio emozionante sapere che tutti stanno iniziando a tornare. C'è qualcuno in particolare che sto aspettando con ansia, la mia fidanzata Minnie. Speravo di ritrovarla quando io ho aperto il prato, ma non era lì. Forse se riportiamo il villaggio al suo antico splendore potrà tornare. Mi stavo chiedendo dove fosse. Ritroviamola, sono certa che stia bene. Ritroviamola! Oh, andrei a prenderla subito se sapessi dov'è. Ora che ci sei tu però, scommetto che insieme la riporteremo qui. C'è qualcosa di magico in te. Quando ci sei tu mi sento pieno di speranza. Grazie, Topolino, grazie. E siamo al livello 4. Solo? Anche perché parte l'ho dovuta rifare da capo. Perché appunto avevo fatto... Insomma, erano successi un po' di casini. Allora, Paperone dei Paperoni è un'altra lezione. La tua finanza. Immaginazione sì, è una magia molto potente. Dobbiamo andare anche poi tutti i giorni. Buona a giornata. Controllare. Dunque, se investirai nel negozio potrai migliorare l'edificio, aggiungere più spazio per la... Sì, lo so, infatti. Forse un'altra volta. Ok, il negozio grazie, non si migliorerà da sola, è ovvio. Ma io ora non ce li ho tutti questi soldi. Auguri vicino. Ben fatto. Ora hai dei soldi da investire. Inoltre la mia regola numero 37 nelle finanze personali è: l'investimento più importante è quello nella propria casa. Mi vengono in mente le questioni di lavoro dove appunto si fanno le garanzie eccetera eccetera. Vabbè, lasciamo perdere, togliamoci da quei mondi lì. Ho aggiunto un ascensore all'interno della tua casa, così potrai accedere agli aggiornamenti, ai miglioramenti. Vai a dargli un'occhiata e investi un po' per ampliare i tuoi beni immobiliari. Wow, sai di fronte il mago più potente del mondo. Non mi parlate nel caso tu lo stessi chiedendo. Investi nella tua casa usando l'ascensore al suo interno per aggiungere più spazio.
Entriamo un attimo anche nel negozio e vediamo un secondo appunto che è stato con... cioè che cosa c'è da comprare. È cambiato tutto? No, de io devo giocare tutti i giorni. Non c'è più la parrucca che mi piaceva. Cos'è quel bastone? Spero che tu abbia una giornataccia. Belli, mille. Ciao. Pantaloni da cuoco. Stai guardando questo articolo, vero? Pantaloni da cuoco neri, è un'ottima scelta per qualcuno che ha buon gusto. Tornerò più tardi. Adesso prima vado a investire nella casa. Sì, ma ricorda, non ho sempre gli stessi articoli. Lo so, lo vedo che non Grazie, hai sempre gli gentilmente. stessi articoli, però la cassaforte resta sempre. E quella mi piace. Non c'è neanche più un trono di Frozen. Io sono riuscita solo a comprare Chicco e Mrs. Brick. Allora, casetta. Dobbiamo avvicinarci anche agli animali. Dare loro del cibo. No, che ascensore! Espandi. Ah, mille. Sei sicuro di voler espandere la stanza principale? A nulla. Allora, facciamo. Non ho capito come si fa. Sì. Basta perché non ce li abbiamo. Ok. Svolgi attività nella valle, raccogli risorse, vendi quello che non ti serve alla bancarella di Pippo, ricevi in cambio monete stella. Ok, perfetto. Parliamo del nostro investimento. Scoiattolo. Ti regalo una mela. Grazie. Basta, mi piace raccogliere tutto quel che c'è. Il nostro draghetto non l'abbiamo neanche salutato. Parla con Paperone e Paperone del tuo investimento, ok? Buona giornata! Va bene. Ora non ce li ho da investire. Il negozio non si migliorerà da solo, Grazie lo so. gentilmente. Ciao. Che mi venga un colpo. La tua casa sembra valere una fortuna ora, se lo dici tu. Ben fatto, amica mia. Ovviamente l'idea è venuta da me, quindi è stato geniale. Ora avrai ancora più spazio per gli articoli del mio negozio. Uffa, ma vuoi sempre che compri da lui, gli svolgo tutte le missioni e poi dopo il merito è suo. Torna quando vuoi, il mio inventario cambia in continuazione. Questo andrà a ruba! L'ABC dell'economia, ok, è fatto. Perfetto. Cosa devo fare con Wally? Torniamo da Wally, vediamo un po' se c'è qualcosa che possiamo fare. Non è che abbiamo l'inventario pieno. Gli alberi di cetrioli. Ora non hai niente per me. Come posso aiutarti? Ma posso distruggere qualcosa? Uffa.
una sedia, una cassetta di legno. Ma che cos'è questo? Non c'era prima. E nemmeno questo. Oh, ce l'abbiamo fatta! Vuoi dare via questi oggetti? Dai, cingolo! Oh! Tada! Sì, Wally! E sei stato riparato! Direttiva, terra. Stai cercando di ripulire la terra? Oh, che bello che è! Ti serve un aiuto? Sembra che tu ti stia trasformando. Sembra che tu stia trasformando questa spazzatura in cubi impilabili. Scommetto che potrei fare lo stesso alla postazione creativa. Ora non hai niente per me. Ok, cosa devo fare ora? Ah, ok, va bene, stessa cosa di prima. Vediamo un po' le missioni. Usa la postazione creativa per fare dei cubi di spazzatura. Raccogli la spazzatura rimuovendo i mucchi di spazzatura. Ok, e dopo che dobbiamo utilizzare semplicemente questo per fare i mucchi di spazzatura. Cioè i cubi. Oh, perfetto, sono felice. Diamoglieli. Dai. Ecco, è tutto sistemato. Yuppie. Questo mondo è privo di vita, quale stranamente bello. Oh, non intendevo dire che tu sei privo di vita. Piante? Stai indicando una pianta, non vedo molte piante. Vuoi dire che vorresti più piante? Possiamo farlo, dovremmo piantare dei semi. Grazie. Problema che non abbiamo spazio nell'inventario. Vediamo un po'. Ce l'abbiamo. Secchiello. Innaffiatoio. Il piccolo robot timido. Piante! Sono bellissime, sono felice di averti potuto aiutare. Ma ora io sono io che ho bisogno del tuo aiuto, Wally. Oh, verresti nel mio villaggio? È nei guai, Merlino mi ha detto di venire a prenderti. Io ti ho aiutato, quindi ora sei in debito con me. È nei guai. Oh, anche se non so. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Oh, È come se tu non fossi sicuro di dover venire. Forse Merlino saprebbe come farti sentire più a tuo agio. Andrò a chiedere a lui. Andiamo a chiedere a Merlino. Poi è ovvio, terminiamo a grandi linee la missione con Wally a sto punto, che almeno si è sbloccata. E dopo possiamo serenamente poi chiudere la live, perché appunto è già più o meno un'oretta che siamo in live. Quindi Merlino? D
dove sei, Merlino? Eccolo. Beh, sei un po' in ritardo, lo sai. Wall-E? Ah sì, ora ricordo, un incantevole piccolo robot. Sembrava piuttosto felice nella valle prima. Immagino che tu debba prima conquistare la sua fiducia. Dunque, cosa gli piace? Le piante, raccogliere delle cose e i cubi di spazzatura, a quanto pare. Beh, sì, quella è la sua professione, ma non credo che sia la sua passione. Potresti portargli cose che per lui sono comunque un tesoro, anche se a te sembra della spazzatura. Parla con Paperone, anche lui è un collezionista, sai? Ah, allora abbiamo scelto bene quando abbiamo aumentato la sua abilità. Potrebbe avere delle cianfrusaglie che potresti portare a Wall-E. Chissà, forse la spazzatura di Paperone potrebbe diventare il tesoro di Wall-E. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Ok, quindi dobbiamo andare da Paperone e chiedergli della spazzatura. Dov'è Paperone? No, è su Paperone. Pardon. Baule. Questo è da aprire. Usa. Divano grigio lussuoso. Io non ho ancora messo i mobili in casa, ma perché è talmente piccola che non riesco ad arredarla. Auguri, vicino. Addio ora. Toodaloo. Io voglio parlarci con buona te. Buona giornata. Oh, ciao. Il piccolo robot timido. Salve. Cosa posso fare per te in questa splendida giornata? Devo trovare un oggetto interessante per un amico, come un ombrello, un estintore, un ombrello, un estintore, un paracadute. Un estintore, se ricordo. Ah sì, ho un estintore in vendita. Non posso dartelo gratis, ovviamente. Grazie, sei sempre molto gentile. Se mi porti un po' di granati, però te lo darò volentieri. Grazie, gentilmente. Dovrei averli. Auguri, vicino. Lascia che mi insegni qualcosa sugli affari. Vuoi? Devi mantenere i clienti contenti. Per varie ragioni, ma soprattutto perché ai clienti contenti non dispiace spendere. Dunque, ho un cliente in attesa delle sue consegne. Hai tempo per aiutarmi? Certo, di che si tratta? È Merlino, il mago. Può essere un cliente difficile. Riesce a indovinare cosa ha ordinato? Qualcosa di blu? Qualcosa di antico come lui? Qualcosa di magico? Qualcosa di antico come lui. Regola degli affari numero 52. Ai clienti non piace che ci si prenda gioco di loro. La risposta era qualcosa di blu. Riesce a indovinare dove vuole mettere questo mobile? Nel suo studio, ovviamente. Penso nella sala giochi, in una stanza segreta. Nel suo studio, ovviamente. Proprio così, è il suo studio. Ecco l'anticipo che ha lasciato per il mobile. Usalo per fare acquisti oppure compra qualcosa di più bello con i tuoi soldi. Poi finisce che mi perdo, Paperone. Se non trovi qualcosa per lui nel mio negozio, vieni a parlarmi. Ho appena installato un sistema di consegne, così potrei ordinare qualsiasi cosa nel mio catalogo. Addio ora, toodaloo. Porta a Merlino il mobilio blu da mettere nel suo studio. Ok. Dobbiamo tornare da Wall-E, uffa. Ma lo troviamo qui o... Sì, ma dove lo trovo, hai detto? I mobili.
A meno che non me l'abbia già dato. E Merlino a casa. Da questa parte dobbiamo parlare. Qual è il mobilio blu? Queste sono nostre. Vabbè, diamogli la sedia. Sei un po' in ritardo, lo sai. È esattamente quello che volevo. Ben fatto, amica mia. Di a Paperone che ho un piacere fare affari con lui. Era nostro quello. Tanto di cappello! Anche se preferirei tenerlo. E te lo lascio. Però io voglio finire con Wally. Uffa. Auguri, vicino. Secondo il mio catalogo, il prezzo attuale dell'articolo è 17.600 monete stella. Secondo i miei dati non hai fondi per comprarlo. Torna quando li avrai. È ovvio, l'ho colocato per sbaglio. Sto cercando lui, io volevo imparare. Buona giornata! Splendido lavoro, presto diventerai la mia dipendente del mese. Accidenti, credo che tu abbia imparato qualcosa su come rendere felici i clienti. Inoltre stai facendo girare l'economia. Torna al mio negozio quando vuoi. Avrò presto nuovi articoli. Sì, ma devo comprare. Scava per estrarre granati nel villaggio. Quindi parla con Paperone. Le rocce da estrazione possono lasciare le gemme nel villaggio. Scava per estrarre i granati nel villaggio. Ah, ok, quindi è questo che dobbiamo fare. Pala in mano. Così. Vediamo un po' dalla collezione dove si possono trovare i granati. Ah, non è scava. Prato tranquillo, piazza.
Poi scava. Carino. Un ricordo. Grazie per essere stato con noi, Tinge, e niente, ci vediamo alla prossima live. Grazie ancora e buona serata. Ariel. Siamo a corto di energia. Allora vediamo un po' se riusciamo ancora a combinare qualcosa. Rino? Rino? Questi sono i frammenti della notte. Bello. Non lo metterò mai, ma è bello. Abbiamo anche questo da aprire. Camicia larga blu con bottoni. Non volevo raccogliere la margherita, va bene. Ma siamo sicuri che è così che io trovo? Boh. Belle scarpe da ginnastica performanti rosse. Voglio i granati. Ciao, con i dietro. Si è sparito. Un ricordo. Vediamo un po' cos'è.
Ho sempre pensato che questo sarebbe il luogo ideale per un giardino. Infatti sembra perfetto per un parco giochi. Scaviamo. Estrai del peritodo. Ma l'avevamo già trovato, mi sembra. Oh, mi sono incastrata. Comunque, siccome appunto sono un attimo persa nella questione del dover trovare questo coso che non mi ricordo come si chiama, che dobbiamo portare per Wally, direi che per stasera terminiamo qui. Tanto ripeto, sì, è già 1 ora e un quarto che appunto siamo in live e ne abbiamo sicuramente recuperato di tempo. Perciò io ringrazio a tutti quelli che sono stati in chat, appunto hanno guardato la puntata stasera, e ringrazio infinitamente per la compagnia e niente, direi che noi ci vediamo, torno un attimo grande, semmai appunto per salutarvi e appunto noi ci vediamo alla prossima puntata con Disney Dreamlight Valley. Ho interrotto così, ma perché ho anche il cane che mi sta appunto bussando alla porta, quindi grazie ancora per essere stati con me e auguro buona serata a tutti. Ci vediamo alla prossima per concludere con Wally.